mattinata direi nebbiosa alla Silent Hill. 7:26, direzione Bergum, perché andiamo a vedere una trail area molto piccola che c'è vicino a Bergamo. Guardate che bello, che vista. Aspetta, mi sembri figa vestito da nel turbino. Ma vai a farti il culo. Hai visto il tuo... Oh. Il sabato mattina tiro su, è stato il dubaiese a rompere il cazzo, fai il video e mando. Ragazzi! Guarda che Mape è là dentro. Stavo aspettando qua dentro per farci fare il massaggino. Mape, Mape sì. Vieni massaggio. Fuori! Dov'è quell'altro? Eccolo qua! Ma Resana, sì, 2 kg di... Quanti chili è lui? 89 sarà. Ma figo. Oreo Gravity. Oreo Gravity. Boh. Questo fatti che vai Enzo. Questa qui è tutta primo pezzo, un po' in pianura, tipo flow sui sassi, sul misto, e dopo invece dopo quando c'è il video diventa un po' ripida single track, ok? Vai. Non si vede, io non vedo una minchia. Non vedevo neanche io una minchia. Non ci vedevo niente. Adriano! C'è ancora il cazzo attaccato! Cos'è che c'ho? Prendo un nome che non mi ricordo. Paolo. Paolo. Ok. Ma puoi chiamarmi Samantha se vuoi. Samantha? Paolo ha detto Samantha. Io comunque continuo a non vedere una minchia. Ciao. Ciao. Io rifarei questa qua. No. L'unica cosa sai cos'è? C'è la luce. Sì. Quello per me tarda mattinata andiamo bene. Ti chiami tu? Ehi! Come? 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 Come li chiami? Come? 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 Io sono un cane che va in bicicletta qua. Oreo Gravity Park con Paolo che ci sta facendo la guida. E Alvise. Alvise. Buona la prima. Quindi qua sta nascendo una piccola finale, possiamo dirlo? Sì, dai, non diciamolo, ma non diciamolo, ma possiamo dirlo. Area con 4 impianti di risalita, non ce ne sono tanti, in città, in Lombardia, un quarto d'ora dalle piste dell'aeroporto. Quindi questo è a 30 minuti da Milano. 5 anni per questo motivo, si chiama Oreo Gravity Park per lo stesso motivo. E quando saremo pronti con i budget necessari della regione Lombardia, che è pronta ad entrare insomma nel 2022, avremo la possibilità di affacciarci ovviamente alla pubblicità in Europa. E a oggi abbiamo 10 trail che sono già disponibili, diciamo che nella zona della città,
e ne arriveranno altri 11 che saranno serviti appunto da una seggiovia che già c'è, che molti conoscono perché chi è andato a correre sul Monte Poieto la DH se l'è già fatta diverse volte, e la funicolare della San Pellegrino Terme che sale praticamente alla vetta di San Pellegrino. Oltre ai servizi furgoni saranno diversi, saranno fatti in maniera più rapida perché in realtà saranno in altura sull'altipiano di Aviatico, che ti porteranno da fuori la funivia subito alla Lovovia, oppure da fuori la funivia alla partenza di Salmezza, che sarà un trail che abbiamo già disegnato, non è ancora naturalmente pronto. Da quant'è che siete attivi? 5 anni. Parto con praticamente i vecchi trail che si facevano qui da 30 anni, rimettendoli a posto, facendo in modo che non si distruggessero quando passano le bici. E naturalmente le tante bici di adesso, perché tra elettriche e non elettriche ovviamente adesso sono tante. Faccia pura, totale. Una si chiama Vertigo, è abbastanza incazzata. Si vede che ho perso la mano. E l'altra si chiama Agostini, perché finisce a casa del nostro pilota Agostini. E sono roccia totale. E Agostini è quella che magari andiamo a fare adesso. E l'Agostini è quella che andiamo a fare adesso. Per adesso abbiamo fatto, che non ho ancora detto, abbiamo fatto il Filone. Filone, Paolo, la Calvarola. Calvarola, Filone. Prima Filone, poi la Calvarola. Questo progetto andrà possibilmente a svolgersi nel 2022, quindi sì, nell'anno che sta per arrivare. Ovviamente ci torneremo anche nel corso degli anni, dell'anno, per vedere l'evoluzione di questa qualcosa cosa. Di merda. Esatto. Un punto che vi aspettate sempre. Come ce l'hai anche tu, alta. Aspetta sempre, non sbagli mai. Poi sai, se non ti riesci, se perdi il ritmo e non riesci più a galleggiare, qua è facile perdere il ritmo. Se no poi oh, a posto Marchino, minchia che jolly. Bravo Marco, la linea giusta. È bello, ma più che pericoloso. Che già da tira stesso in cima. Madonna! Un drop tipo di caduta, ma non puoi droppare perché c'è il muro di lato, non ce la fai. Però sulla destra c'è una roccia che fa d'appoggio. L'importante è prenderlo sulla destra al pelo di non prendere il manubrio sul muro. Ma okay. Oh no, vai, vai! Figa! Volete che vi sto dietro e vi faccio qualche ripresa da dietro anch'io? Io me la devo ricordare. Marco, come volete andare? Ditemi voi. Dai, vai. Stai dietro noi tre. Allora, aspetta un secondo però, dammi solo un secondo che giro la camera. Yep.
Sicuro? Vai, vai, vai. Ha finito. Di là è ghiacciato. Dall'Orio Gravity Park, da come? 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 Saluto a tutti, sicuramente ci torneremo, spettacolo. Ci manca a girare veramente il 70% ancora di tutto quello che c'è qua. Se vi piace il video mi raccomando un like, iscrizione al canale. Alla prossima, ciao!